Allora, abbiamo visto la presentazione, infatti, da parte della fondazione WordPress Photo di appunto alcuni dei nominati, dei vincitori del Digital Storytelling. E adesso introduco, arrivo subito nel merito, gli ospiti di stasera. Francesco Zizzo l'ha appena parlato, pluripremiato fotoreporter, tra l'altro anche a WordPress Photo. Diciamo, ha bisogno di poche presentazioni il suo lavoro. Poi lo vedremo anche con In the Same Boat, un video che fa riferimento al 2015, quando ha assistito personalmente ad uno sbarco di migranti al largo di Lampedusa. Sempre a sinistra Issa Tuma, di cui sono particolarmente felice che sia qui stasera. È arrivato da Aleppo ieri, ha fatto un lungo viaggio e penso sia fondamentale, come abbiamo appena visto da queste immagini, avere la viva testimonianza di quello che sta succedendo. Loro sono i nostri occhi oggi, oltre alla grandissima qualità di quella che è la narrazione, la scrittura, l'immagine, proprio avere un suo intervento penso sia molto prezioso stasera. Alla mia destra Duilio Gianmaria, anche lui ha bisogno di poche presentazioni, diciamo il suo lavoro. In televisione, come inviato di guerra, una grossissima esperienza e ci parlerà appunto del format televisivo che si sta confrontando appunto con questi nuovi formati che vengono dai new media e come la televisione anche si sta confrontando. E sempre a destra Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale e responsabile per la sessione video di Internazionale. Un unicum in Italia, ha segnato fin da sempre la ricerca di accompagnare appunto i testi con foto, video, facendo un grossissimo lavoro di riempimento di quella che è la mancanza, poi lo vedremo insieme a lui, anche di queste tipologie in Italia soprattutto. E poi Antonio Labbro Francia, che è qua, il montatore di Gadir, avete appena visto il trailer, la regista Chiara Vesani è bloccata a Gaza. Non è potuta venire e comunque appunto Antonio ci racconta un po' l'esperienza di Gadir, vedremo anche questo video. Direi ritorno a Francesco perché abbiamo visto appunto con questo breve trailer come ci si confronta oggi con questi nuovi linguaggi. Tu inizi dalla fotografia, ti sei confrontato con il video, lavori con l'immagine a livello di qualità molto alto, quindi vorrei fare anche una distinzione fra spettacolarizzazione, sulla quale molti cadono al riguardo di certe tematiche come quella della migrazione, dei migranti che arrivano dalla Libia, ad esempio, e invece l'estetica, quindi il lavoro di un'immagine che riporta, diciamo, attraverso la sua alta qualità lo spettatore ad essere partecipe e non a essere bombardato, anche non a subire l'immagine. Questo un po' volevo affrontare. Grazie, diciamo io non ho nessuna storia qui rappresentata quest'anno alla WordPress Photo come produttore di Digital Storytelling, però prendo la parola, diciamo, immeritatamente per primo, perché diciamo, usiamo diciamo, il mio esempio per capire un po' meglio anche quali sono le difficoltà in questo momento che possono accompagnare la nuova produzione con contenuti giornalistici di storie visive secondo le nuove tecnologie. E nello specifico parliamo di un mio piccolo esperimento, diciamo, fatto appunto nel 2015-2016, di 3 minuti e mezzo, quindi sarà molto breve la visione per vostra fortuna, ma che offre un buon spunto per riflettere sulla transizione tra le immagini fisse, contenuto giornalistico e invece un prodotto nell'insieme chiamato digital storytelling, una volta si diceva multimedia, che è destinato appunto ad essere fruito in diversi modi, non più in modo analogico sulla carta stampata. L'ho prodotto dopo aver avuto una prima incoraggiante esperienza sempre di foto e video fatta un anno e mezzo prima.
a Lampedusa, tu ti riferivi forse al primo, invece questo qui è fatto nel canale di Sicilia, cioè verso la Libia, comunque quello che vedremo. Ma quella prima esperienza, che è stata una piccola narrazione visiva effettuata a 50 metri di profondità sul relitto che ha dato poi il via al grande dibattito civile in Italia sulla questione dei migranti, sul pericolo che corrono di vita e sulla passività delle autorità nel salvarli o meno. E dopo quella prima esperienza, dicevo, ho avuto un'occasione nel 2015 di essere il primo fotografo a bordo della Barbon Argos, che era la prima nave civile che effettuava operazioni di ricerca e soccorso nel canale di Sicilia. E i Medici Senza Frontiere, l'organizzazione non governativa che aveva in quel momento ben tre navi nel canale di Sicilia, nella più grande, più strutturata, mi ha invitato a documentare con le fotografie questa attività inusuale per dei medici, perché appunto i medici appunto si riferiscono all'assistenza sanitaria il più delle volte, in questo caso facevano ricerca e soccorso accompagnata da assistenza sanitaria nei casi ovviamente di necessità. Ma l'obiettivo loro era poter usufruire della mia esperienza, della mia struttura giornalistica, che è un'agenzia che si chiama NUR, per poter diffondere le immagini di questa, diciamo, per loro operazione, che era non soltanto reale, concreta, di aiuto e di salvataggio di vite umane, ma anche politica, chiaramente, come poi abbiamo tristemente visto negli anni successivi. E l'obiettivo da questo punto di vista è stato raggiunto, perché le storie fotografiche che sono state distribuite nel mondo del giornalismo e quindi viste un po' in tutto il mondo sono state tante, e ci sono stati anche moltissimi utenti o lettori che hanno potuto accedere così a queste informazioni. La parte video è stata fatta per mia iniziativa, la parte video o cosiddetta appunto multimedia, perché avevo intuito lì che forse di fronte a una cosa così enorme come quella che stavo testimoniando, non sarebbe bastata, diciamo, a raggiungere un pubblico più ampio la canonica fotografia stampata su carta. E volevo raggiungere un pubblico più ampio che già allora si delineava come fortemente caratterizzato da fasce giovanili che si informavano chiaramente soltanto attraverso le piattaforme digitali. E questo si accompagnava all'epoca dai primi veri report da parte delle aziende media, soprattutto americane, e io mi riferisco anche alle più famose aziende media americane, che lamentavano il fatto che gli abbonamenti e le vendite di materiale cartaceo delle loro riviste, prodotti settimanali, quotidiani, era in caduta libera, e che quindi volevano prontamente cercare strategie, mettere in atto strategie diverse per riuscire a conquistare un nuovo pubblico, sottolineando come probabilmente fosse conseguenza non solo di un cambiamento tecnologico, questa nuova realtà che si veniva a creare, ma anche di un cambiamento generazionale o accompagnata da un cambiamento generazionale. Quindi per me la sfida di raccontare autoproducendomi questa parte del lavoro e questo avvenimento con diversi linguaggi era anche di pensare a una modalità aperta alle nuove generazioni, quindi in modo diverso il prodotto. Forse non ci sono riuscito appieno, però ho verificato un po' di cose, poi vedremo di cosa sto parlando. E ho verificato per esempio che i giornali, cioè i media tradizionali, per il mio, brutta parola, mercato, cioè erano molto interessati a quello che avevo fatto, ma non avevano la struttura di budget per poterlo pagare. Cioè io comunque per fare quella cosa ho avuto dei costi, ho usato montatore, ho commissionato a un tecnico, un ingegnere del suono, una serie di lavori molto raffinati su questi 3 minuti e mezzo, e ho appunto pagato dei professionisti che mi hanno affiancato nella produzione. E quindi non ero più il fotografo da solo, freelance, che si autoproduceva una cosa, ma era un team che ha prodotto questa cosa. Il costo doveva essere coperto da qualcuno e i giornali, i media non erano interessati a coprirlo, erano interessati a veicolare il lavoro ma non a coprirne i costi. Quindi non l'ho dato a nessuno. Anche se poi questo l'ho presentato a diversi contest, a diversi premi giornalistici,
E si è sempre classificato primo o secondo in diversi posti, anche negli Stati Uniti, un famosissimo premio, dopo il quale naturalmente tutti mi chiedevano di poterlo usare. Io dicevo no, se lo pagate ve lo do, se no no. Infatti non l'ho venduto e non, nessun giornale lo ha pubblicato. L'unico giornale che l'ha pubblicato, ho visto una testa che si è affacciata in fondo al tavolo a destra, alla mia destra, è Internazionale. Ma perché? Non perché abbia tirato fuori il budget necessario per coprire i costi, ma molto di meno. Poi ce ne parlerà più, diciamo, approfonditamente Jacopo Zanchini, di cui è vice di Internazionale, il vice direttore. Ma perché un museo, nello specifico un museo che si chiama Maxi a Roma, decide, coprendo i costi di produzione, di esporlo per un mese e mezzo, poi periodo esteso a circa 4 mesi, nelle sale principali del suo, appunto, dei suoi spazi a Roma. Quindi la notizia arriva al Internazionale, che mi chiede di poter pubblicare il video accompagnando l'opening, si dice, della mostra. Video ancora fruibile sul sito di Internazionale, e anzi molto, credo, molto cliccato, come si dice in termini tecnici. Allora, tornando alla domanda specifica, perché è interessante anche questo aspetto, io cosa scopro cercando questa nuova, diciamo, fra virgolette, possibilità di associare l'immagine ai suoni, alla grafica, a un ritmo di montaggio, cosa inusuale per un fotografo che si occupa di fotografie ferme, still. E scopro che c'è anche lì una questione molto interessante, e cioè quella che, come in fotografia, di non, cioè per creare prodotti di qualità, di non fare l'errore di accattivarsi, diciamo, il favore dei lettori in modo facile, in modo, tu hai usato una parola, spettacolarizzazione. Io, diciamo, più che quello, io credo che il problema oggi nel giornalismo sia quello di riuscire sì a arrivare al cuore delle persone, quindi non soltanto con delle informazioni leggibili, razionali, fruibili al primo grado, ma anche di colpire in qualche modo il cuore, cioè le sensazioni, di riuscire a coinvolgere i lettori in una narrazione complessa, non banale, non superficiale. Questo è l'opposto dello shock, dello spettacolo. Si fa, secondo me, creando appunto delle relazioni tra le immagini, i suoni, la grafica e le informazioni che siano non solo leggibili, ma siano leggibili a diversi livelli. Questi diversi livelli comprendono a volte anche non la spiegazione al primo grado, ma un tentativo di elevazione. Io parlo di, in qualche modo, traduzione al secondo grado di quello che sono poi anche i livelli simbolici, che sono tra le righe quando è scritto e tra le immagini quando sono presentate. Cioè, e questo viene molto favorito dal fatto che questi prodotti sono dei montaggi, cioè si possono usufruire, si possono fruire, scusami, in modalità diverse. Spesso, io non ho mai fatto un interattivo, però mi interessa moltissimo e mi piacerebbe trovare una produzione che mi possa pagare un interattivo che costa ancora di più. Spesso, appunto, anche in forma interattiva, cioè dando la possibilità di una costruzione multilivello del linguaggio che consenta di essere ancora più complessi nel racconto dei contenuti. Perché quello che sta succedendo in realtà, noi adesso parliamo di digital storytelling, ma digital storytelling è una conseguenza di un cambiamento che le nuove tecnologie stanno apportando a livello mondiale e che stanno introducendo finalmente, dico finalmente per noi che ci occupiamo di informazione, la complessità. Noi oggi ci accorgiamo quanto fosse semplice e semplicistica l'informazione di un tempo. Perché? Perché oggi queste tecnologie ci offrono appunto una possibilità di approfondimento maggiore, di utilizzo dei documenti, di utilizzo in senso diacronico dei fatti. Cioè ci avviciniamo molto di più a una costruzione tipica dello storico, più che del narratore di cronaca del qui e oggi. Detto questo, io farei partire Sì. il secondo contributo nella lista, credo, sì, e così poi magari possiamo dire qualcosa di più. Facciamo partire il video in the same boat.
Allora, dopo aver visto il video, so che non abbiamo moltissimo tempo per fare una riflessione proprio sul video, però è di dovere, è necessaria. Grazie Francesco, perché a distanza di alcuni anni, questo era il 2015, la situazione è molto cambiata. Ad oggi non ti sarebbe più permesso, diciamo, di stare su una ONG e assistere alla messa in salvo, non so quante persone fossero, ma sono veramente molte. E penso che, oltre che parlare degli elementi formali che diciamo compongono il digital storytelling, i video, la fotografia, anche perché poi c'erano montaggi di fotografie, poi Francesco ha vinto il WordPress Photo con questo servizio fotografico, i contenuti, cioè come avere a che fare con un contenuto del genere, con quello che stai guardando. Penso che le immagini parlino chiaro, la visione è dentro, la visione è vicinissima, quasi si scontrano le persone contro la camera, le stai seguendo da vicino e c'è diciamo una cosa che ha a che fare anche col corpo, siamo dentro quello che sta succedendo. Credo che questo è quello che volevi, che hai sentito, che volevi trasmettere brevemente. Sì, molto brevemente, così lasciamo la parola agli altri ospiti. E, non sarebbe possibile oggi, perché alle NGO, non alle organizzazioni non governative, non è permesso di, diciamo, di effettuare salvataggi e di portare poi chi è stato salvato nel nostro territorio. Quindi sì, rappresenta un po' un documento di una fase, per quanto importante, ormai storica, è passata. E i contenuti e il linguaggio anche in questo caso forse riescono ad arrivare a sortire, insomma, l'effetto di creare un po' di empatia sul tema, perché c'è sempre appunto questa attenzione a un linguaggio che vuole raccontare e vuole avvicinare le persone ad altri, i lettori ad altri esseri umani, quindi proprio evita la spettacolarizzazione, e questo è stato il mio primo esperimento di usare diversi media. Poi ho realizzato successivamente un altro documentario sperimentale, diciamo, di 20 minuti, che ha più la forma, dicono, di un film, io però non amo questa parola, ma in cui ancora una volta lascio alle immagini il compito narrativo, senza testo, senza diciamo avvalermi di un testo narrativo, ma lasciando alle immagini il compito di struttura narrativa. E questa è, secondo me, una delle grandi potenzialità del digital storytelling, che, se ben pensato e costruito, può non solo spiegare, ma stimolare degli interrogativi. E forse questa è la cosa più necessaria, secondo me, in questo momento, per riattivare un processo critico di pensiero. Grazie. Allora, tornando a noi, il video, come ha detto Francesco, è stato reso visibile su Internazionale. Passo a Jacopo Zanchini. Già l'ho detto prima, insomma, Internazionale da sempre ha segnato con la fotografia e anche col video un pochino un unicum in Italia su come le immagini, fotografie e immagini in movimento accompagnano poi i contenuti che poi arrivano dall'estero. Quindi immagino che questa sessione video da te curata sia composta da diverse produzioni italiane, estere. Diciamo, come ti rapporti con questa sessione video e come nasce, insomma, raccontaci. Allora, rapidissimamente, perché magari se no diventa noioso, ma la questione è: quando abbiamo rinnovato il nostro sito, ci siamo preoccupati di creare questa sezione video, che è stata affidata a me per varie ragioni che non sto qui a spiegare. Tra l'altro, il primo video in assoluto che abbiamo pubblicato era il 2014, era il video di Francesco Zizzola vestito da sub che scendeva a Lampedusa a fotografare, ma non solo, diciamo, osservare lo scafo della nave affondata nell'ottobre precedente, in cui erano morte circa 300 persone.
è stato quello il primo esperimento, il primo video che noi abbiamo pubblicato. Poi abbiamo cercato di costruire questa sezione video di internazionale un po' come abbiamo costruito in questi anni la rivista, cioè naturalmente siamo partiti prima dai grandi media internazionali, abbiamo fatto un contratto con il New York Times, un contratto con il Guardian, un contratto con una grande agenzia che prima era la Reuters e poi è stata la France Press. Ci siamo rivolti al lavoro dei freelance, che sono subito arrivati numerosi italiani e stranieri a proporci i lavori, e poi in aggiunta anche delle piccole cose che abbiamo cominciato a produrre in house, soprattutto grazie al nostro festival che facciamo a Ferrara ogni anno, tanti ospiti stranieri che vengono, e lì abbiamo approfittato degli ospiti stranieri per cominciare a girare i primi video che poi sono diventati una realtà importante sul nostro sito. Ogni volta da Ferrara tiriamo fuori 10-15 cose che spalmiamo nei mesi successivi di approfondimento. Anche perché poi il nostro sito è un po' cambiato, e quindi in un periodo in cui seguivamo molto le news anche sul sito, i video erano 3-4 al giorno, quindi c'era l'esigenza di produrre molte cose, di lì anche il ricorso alle grandi agenzie di stampa e anche il ricorso a formati di video molto piccoli e serie di video che erano quindi più piccoli. Era un periodo in cui si diceva che comunque l'attenzione media su web era 3-4 minuti, più di 3-4 minuti le cose non dovevano durare, eccetera, eccetera, e per cui alla fine si optava sempre per un formato molto piccolo, e in cui abbiamo cominciato anche lì, partendo dai formati prodotti dai grandi giornali come il New York Times, eccetera, a tradurre delle serie che hanno avuto anche un certo successo e che poi sono diventate un po' dei classici. Per esempio, questo Anatomia di una scena, che è un breve video che fa il New York Times, in cui un regista racconta la scena di un film e si sente solo l'audio del regista e la scena del film, e abbiamo cominciato a tradurlo noi dal New York Times. Poi a un certo punto abbiamo detto: vabbè, ma perché non ce lo produciamo anche noi per i film italiani o europei che non vanno in America? E piano piano è diventato un format di internazionale. E di questo tipo di serie ne abbiamo fatte tante, anche sia su cose molto serie, sia anche su cose più frivole, come le serie di Alain de Botton sull'amore, il sesso, i rapporti umani, oppure delle serie su confessioni di medici di pronto soccorso che raccontavano, tradotte queste dal Guardian, loro esperienze quotidiane più assurde in un ospedale inglese. Insomma, praticamente l'esperienza è stata tanta e varia. Quello su cui abbiamo puntato noi, naturalmente, è stata sempre la qualità, e quindi ci siamo rivolti ai grandi media che erano più avanti e che sono a tutt'oggi ancora, secondo me, all'avanguardia in questo, soprattutto il New York Times e il Guardian. Oggi la sezione è un po' cambiata. Oggi internazionale. Anche il sito è cambiato, è diventato più un sito di approfondimento, più un sito da settimanale, e quindi è anche un po' cambiata l'idea di come si vedono i video sul web. Si ritiene che si possano vedere delle cose, i telefoni sono diventati un'altra cosa, sono diventati più grandi, più performanti tecnicamente, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo puntato su dei lavori più lunghi, su dei video, un lavoro lungo a settimana e poi un paio di cose brevi a settimana. I temi sono i più vari. Certamente abbiamo continuato a occuparci dell'attualità, ma con un passo indietro, con lunghi video di approfondimento, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, anche mezz'ora, quindi anche dei piccoli documentari di approfondimento sulla realtà internazionale. Devo dire che abbiamo avuto anche tantissimo lavoro di freelance, oltre che dai grandi giornali abbiamo comprato anche da freelance, e da freelance italiani anche moltissimo, o da freelance italiani che stanno in giro per il mondo, o da freelance italiani che lavorano in Italia. Talvolta si pensa che la qualità non paghi, che i click non arrivino se i lavori di approfondimento parlano di temi tristi, brutti, o se i lavori e i video sono troppo approfonditi, entrano troppo nel dettaglio. Io non questa idea non ce l'ho. È vero che si può fare, che si possono raccontare in video tantissime cose in 5, 6, 7 minuti, cioè
Noi abbiamo pubblicato video del New York Times, del Guardian, anche abbastanza corti, che quando sono fatti molto bene, intersecando generi e riuscendo a trasmettere un alto valore informativo, ma anche a ricostruire le atmosfere e a trasmettere le emozioni, perché il video è anche un veicolo di storie e di emozioni, e spesso i racconti dei conflitti, dei fenomeni anche economici, culturali e sociali passa per forza attraverso le persone, perché altrimenti le cose non si capiscono e non si trasmettono, e quindi le storie personali sono la cosa più importante. Nel video di Aleppo, che forse vedremo più tardi, del nostro collega giornalista siriano che ha fatto un grandissimo lavoro, a un certo punto c'è questo personaggio di questa colf filippina che è rimasta sulla linea del fronte per anni a tenere questa casa. Diciamo, chiaramente è una storia personale che però apre uno squarcio incredibile su un conflitto e racconta allo stesso tempo una situazione demenziale, oltre ogni immaginazione, in cui si è trovata una persona normale che ha fatto delle cose eccezionali. Attraverso questo interpretiamo anche un conflitto, il suo svolgimento, il suo modo di essere. Arriviamo quindi oggi a una produzione video un po' più rarefatta, fatta soprattutto di video del Guardian, della fondazione della Thomson Reuters, di cose prodotte da noi a Ferrara e qualche volta a Folha de São Paulo, che è un giornale brasiliano anche che fa delle ottime cose, soprattutto in temi ambientali, perché facciamo delle serie anche di video lunghi sul clima. Una si chiama Clima Ostile e è molto su questi temi ambientali in tutto il mondo, quindi video che raccontano il riscaldamento globale in tutto il mondo, dal Perù all'Alaska, passando per la Groenlandia, eccetera. Questi lavori del WordPress Photo che stiamo vedendo oggi e presentando oggi, se non li avete visti, vedeteli tutti sul sito del WordPress Photo perché sono straordinari. Il lavoro sulla Micronesia, di cui abbiamo visto solo un pezzettino, è veramente un lavoro notevolissimo proprio su questo tema. Quello che è interessante è anche il rapporto tra foto e video, ma non solo. Prima parlavo dei click e degli italiani e del fatto che sui siti italiani si trovano pochissimo video di approfondimento e di attualità. Si trovano magari sette spezzoni della conferenza stampa di Daniele De Rossi che lascia la Roma, perché naturalmente serve dividerlo in pezzetti perché acchiappa i click e più click fai e più spot pubblicitari vedi. Però diciamo che con grande nostro stupore, per esempio sul nostro sito, un video di, mi pare, 15 minuti di Tommaso Ausili, che è un fotografo, un videomaker italiano, su l'amianto a Casale Monferrato, che si chiamava La città bianca dell'amianto, ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni, e così anche Uncut, un altro progetto di due ragazze italiane, Emanuela Zuccalà e Simona Ghizzoni, sulle mutilazioni genitali femminili in Africa, diciamo, ha fatto ottimi risultati. Quindi diciamo la qualità non è lì per i lettori, si abituano a quello che gli diamo e diventano e si appassionano alle cose belle, così co sulla carta, così come sul video. Quindi io penso che la sfida della qualità in questo senso vada mantenuta sia nei lavori brevi che in quelli lunghi. Delle volte io ho fatto anche il docente, e qui mi piace ricordarlo, so che era anche un amico di Francesco Zizzola, il docente in un piccolo master di fotografia che si fa qua a Roma, si faceva officine fotografiche e lo faceva un fotografo e videomaker romano che si chiama Emiliano Mancuso, che è scomparso improvvisamente l'anno scorso, lasciandoci tutti molto tristi, e lì io dovevo appunto stimolare questi giovani fotografi in erba a fare video, perché giustamente Emiliano diceva: voi dovete essere in grado un domani di essere molto polivalenti, perché la nostra professione sta diventando sempre più complicata, non potete fare solamente le fotografie, dovete fare anche il lavoro video. E su ogni quindi reportage video che facevano, reportage fotografico che facevano, gli faceva anche realizzare un video.
Ecco, spesso i fotografi, e in questo senso la scommessa di Francesco Zizzolo è interessante, spesso i fotografi sono ovviamente molto molto bravi da un punto di vista visivo anche nel video, ma invece sulla costruzione della narrazione del lavoro hanno bisogno di essere più affiancati. A noi c'è successo di far lavorare dei freelance fotografi a internazionale che citavano dei lavori che sembravano da un punto di vista visivo molto belli, ma che da un punto di vista narrativo avevano bisogno di cartine, sottotitoli, cartelli, insomma, quella narrazione che delle volte il giornalista umilmente ha perché sa che deve raccontare le cose e il fotografo pensa di poterle più raccontare attraverso le immagini e basta. In questo senso ci può essere un incontro virtuoso tra il fotografo videomaker e il giornalista. Non è chiaramente il caso di questi lavori di Francesco Zizzola, che hanno usato invece un sonoro talmente. Non ci sono parole in questo, cioè ci sono le parole della radio in questo video che abbiamo visto adesso, ma non ci sono dialoghi, non ci sono interviste, eccetera, eccetera. È molto forte proprio in quanto è evocativo. Io ho parlato pure troppo a questo punto, quindi diciamo è tutto anche di seguito, quindi forse vi ho pure un po' stordito. No, io penso che allora c'è anche un'altra cosa forse che emerge, che quando uno sta filmando o fotografando è spesso sul posto. Diciamo che questo, a differenza poi invece dell'articolo scritto, che magari viene fatto spesso a distanza, si porta dietro dei contenuti, diciamo, veri, autentici, aggiornati. E fondamentali, cioè ad esempio l'occhio di prima di Francesco su questa ONG attraverso un articolo sarebbe stato totalmente diverso. Quindi io poi ho visto numerosi video su internazionale, sempre mi restituiscono qualcosa, cioè sono un po' i miei occhi mancanti là in quel momento, a differenza poi invece magari degli articoli scritti, che a volte sono molto generici, a volte ripetono e diciamo non apportano nulla di nuovo o di profondamente aggiornato. Ne parlavo oggi con Issa, poi forse dopo dirà meglio lui di come su Aleppo è stato scritto, è stato detto spesso fake news, spesso quasi all'80% storie nelle quali lui non si riconosceva vivendo in quella città e che poi arrivano a noi e producono quel tipo di sensazione e poi vera propaganda che alimenta e è fuorviante per le persone su tematiche come queste, i conflitti e la migrazione. Quindi però parlando di storie dal punto di vista personale, io passerei ad Antonio e farei vedere anche il video Gadir, Va poi bene, ne parliamo va dopo. bene. Antonio, allora, a parte siamo abituati ormai ad una narrazione estremamente tragica e negativa, violenta, e quasi ci sembra naif, cioè non so voi, ma avere qualcuno che dice love, hope, ritornare indietro, eccetera. Quindi perché allora, chi è Gadir, prima di tutto, Gadir, sì. e poi perché avete scelto lui per narrare poi una vicenda molto più grande che è Mosul e l'Iraq? Diciamo che abbiamo scelto di raccontare la storia di Gadir perché Gadir ci ha permesso di incrociare i grandi temi di attualità che hanno imperversato sulle pagine dei giornali lo scorso anno, quindi la battaglia di Mosul, il tema del viaggio dei migranti, il tema dei rifugiati e quindi per estensione l'Europa tutta. Ci ha permesso di raccontare questi temi, ci ha permesso di farlo però in un modo intimo e estremamente soggettivo. Con lui abbiamo scoperto quanto è difficile fare un viaggio e ci siamo emozionati nell'arrivare in Europa. Per me è stato bellissimo montarlo perché Gadir mi ha fatto scoprire l'Europa con i suoi occhi e l'Europa, i suoi occhi, è il posto delle mille speranze, delle libertà. Lui si è meravigliato di quanto
le persone vivessero con naturalezza la libertà che per noi è scontata, invece ai suoi occhi era una cosa. Noi poi che conosciamo chiaramente invece le contraddizioni che vivono in Europa, che però a lui sono sconosciute. E quindi per me devo dire che è stato anche emozionante riscoprire l'Europa con lui. E poi abbiamo capito quanto può essere forte, qui mi ricollego alla tua domanda. Quanto può essere forte il richiamo alle proprie origini, alle proprie radici. Cioè, Gadir ha rischiato la vita, ha viaggiato per migliaia di chilometri a piedi, in mezzo al mare, è arrivato finalmente in Europa. Dopo 2 anni che era in Europa, è riuscito a ricostruirsi una vita a Bruxelles, ha trovato un lavoro, ha imparato la lingua. Dopo la liberazione di Mosul, ha deciso di tornare in un posto distrutto. Non è un caso che poi il documentario inizi con la descrizione della sua personalità, che è: tutti mi hanno detto di non tornare, me ne sono tornato. Questa, secondo me, è un po' la forza di Gadir, è un po' anche la forza del documentario, se vogliamo. E qual era l'altra domanda? No, perché appunto come l'avete incontrato anche, cioè se poi c'è stata una scrittura che si faceva man mano che voi ovviamente andavate avanti, oppure se era già preventiva, insomma, quanto avete. Allora, è stato un caso. Gadir è parte di un progetto più ampio che si chiama Frontline No Peace, che è un sito, ed è un sito attraverso il quale noi cerchiamo di raccontare l'Iraq che si ricostruisce. Quindi sono più storie che si incrociano tra di loro, e diviso in sezioni, insomma, basate su un documento stilato dall'ONU sul processo di costruzione di pace. L'ONU ha detto che bisogna fare degli step, ha scritto che bisogna fare degli step per costruire la pace in un determinato paese, e noi all'interno di questo sito raccogliamo delle storie. Quindi Gadir riguarda la comunicazione della pace. E lo abbiamo incontrato, lo hanno incontrato Chiara e Matteo, che ora non ci sono, durante le riprese di questa tornata di riprese. E no, non c'era una scrittura. Il documentario l'abbiamo fatto tutto in montaggio. Non è una tecnica standard, nel senso che poi se le cose succedono e ti succedono delle belle cose, e poi le monti e tiri fuori la storia. Certe volte invece il documentario lo scrivi, poi sempre a seconda delle cose che capitano durante le riprese. E devi aggiornare lo script o rigirare appositamente delle cose, ma insomma poi ognuno c'è il suo metodo, e anche a seconda della storia e del posto in cui ti trovi, perché poi non è che se scrive un documentario e si va in una zona di guerra, la scrittura poi alla fine in fondo vale poco, ecco, dipende da quello che succede. Per un aspetto un po' più pratico, da chi è stato prodotto, diciamo, era una commissione, siete autoprodotti, cioè quali sono poi anche i canali della diffusione di un lavoro del genere? Diciamo che l'aspetto produttivo è un po' un tasto dolente. In Italia perlomeno è molto molto difficile produrre qualunque tipo di prodotto audiovisivo, soprattutto questa tipologia di prodotti. E noi abbiamo usato l'8 per 1000 della Chiesa Valdese, abbiamo usato pochissimi soldi, praticamente abbiamo lavorato gratis. Ci piace tantissimo il progetto, però, e tutto il sito. Ci sembra di creare un ponte tra il nostro mondo e il loro mondo. E io penso che tutti noi ci siamo potuti identificare con Gadir, perché quello che io immagino sempre, o quello che immaginiamo, è che vediamo quel mondo come così lontano, come così sconosciuto, invece poi scopriamo che sono praticamente uguali, che sono dei ragazzi come noi. E questo ponte, secondo me, questo sito, che insomma, aiuterà a capire tutta una serie di questioni che sono. È un po' poi, tra l'altro, quello che abbiamo vissuto noi alla fine della guerra. Noi non abbiamo memoria, ma vogliamo anche raccontare quell'entusiasmo, perché Gadir è una persona entusiasta. È una persona entusiasta, no, nonostante la sua terra non ci sia più, sia dilaniata, però c'è l'entusiasmo della ricostruzione. Questa, secondo me, è una cosa. Perdonami, sotto l'aspetto produttivo, quindi diciamo che è molto difficile. Anche la figura del produttore è un po' cambiata, perché se prima il produttore all'epoca di Carlo Ponti metteva i soldi, adesso invece la figura del produttore consiste nell'andare a cercare soldi. Quindi prima uno capisce quanto costa un film e poi chiama un produttore che va in giro a raccogliere i soldi un po' qua e un po' là. Succede un po' così, ed è un processo che in genere per un documentario da 90 minuti può durare anche 3 anni. Quindi è un po' così in questo. E se mi posso permettere, dal punto di vista linguistico, invece noi abbiamo fatto, secondo me ci sono delle cose interessanti in Gadir, per ricollegarmi un po' a quello che si diceva prima,
rispetto alle contaminazioni e rispetto a quanto insomma, i nuovi media influenzino questa cosa. Ci sono delle cose interessanti, secondo me. Per esempio, nel viaggio migrante, nel racconto del viaggio migrante, abbiamo scelto di, siccome era una parte raccontata dai media in mille salse diverse, il linguaggio che abbiamo scelto, che abbiamo mutuato, è un po' il linguaggio del videoclip, cioè abbiamo servito quel racconto invece che come usando una struttura narrativa, scardinando la struttura narrativa e dando una serie di suggestioni sonore e visive che potessero rendere in qualche modo l'esperienza il più sinestetica possibile per lo spettatore, considerando poi il mezzo su cui viene fruito, che è un monitor. E quindi, e c'è poi un'altra cosa che è lo scaling dell'immagine, e quindi questa perdonami, è la questione videoclip, cioè poi la questione delle grafiche che servono ad orientare lo spettatore, perché essendo stata scardinata la struttura narrativa, abbiamo deciso di inserire le grafiche per orientare chi guarda nel viaggio, e quelle grafiche fanno parte del linguaggio pubblicitario. Quindi in quei 30 secondi i linguaggi che si incrociano sono tre: quello pubblicitario, quello del videoclip e quello del documentario. In aggiunta in quella sezione c'è poi lo scaling dell'immagine, cioè l'immagine si ingrandisce da quando lui parte all'inizio, l'immagine è piccola, e l'immagine riconquista l'intero frame solo quando lui arriva in Europa, nell'inquadratura della bandiera con l'Europa. E questo è, secondo me, un esperimento interessante, perché mano a mano che Gadir si avvicina alla sua libertà, alla prospettiva di una vita migliore, alla speranza, la luce dell'immagine riconquista il buio e fisicamente i suoi orizzonti si dischiudono. E quindi diciamo che proprio la grandezza del frame, la fisica del frame, si fa essa stessa portatrice di un messaggio. E va bene questo. Grazie, io direi che. Prego. Grazie. Grazie. Parlando di linguaggi che si mescolano e di Iraq, passiamo a Duilio. E diciamo, ti occupi di televisione, quindi questo mezzo ormai è considerato un media tradizionale, però all'interno di trasmissioni, ad esempio come la tua, Petrolio, utilizzati video proprio come linguaggio per racchiudere diversi argomenti, spaziare da fonti d'archivio, interviste, riprese, appunto un montaggio particolare, e anche offrire un prodotto, un materiale in quel momento di alta qualità e che possa il più possibile anche veicolare alla fine la discussione, lo spettatore, eccetera. Come si confronta, magari vediamo appunto il mezzo televisivo. Sentiamo, cioè, male, nel senso che, lo dico perché è uno dei temi che stiamo affrontando oggi, molto interessante, molto bello, grazie a tutti di essere qua, grazie a chi ha lavorato a questo evento, molto interessante, sapevo che sarebbe stato interessante, Francesco, e ti ringrazio molto di questa opportunità di averlo voluto, questo incontro, no? Con Francesco ci conosciamo dai tempi di Erbil e Mosul, no? Perché abbiamo vissuto la fase dell'Iraq, quella proprio del bombardamento iniziale, cioè, ma della guerra del 2003 insieme, per caso ci siamo conosciuti lì, no? E allora, È riferito. È riferito. ero ferito, sì, avevo pure ferito, incredibile, la vita è così. E quello che volevo dire sono tantissime cose, però una in particolare, cioè il ruolo che la televisione ha in questo, voglio rispondere alla domanda di Sara, il ruolo che la televisione ha in questo contesto in cui il digital storytelling è diventato un aspetto, è molto interessante perché, come dicevi tu, Sara, la televisione è un old media, diciamo ormai considerato, però è un media che si sta innervando, cioè io sento il bisogno di avere persone come loro vicino, perché poi quando le incontro riesco a utilizzare i loro servizi, cioè magari pagandoli possibilmente, questo è un altro tema, e vedo che il linguaggio cresce, riusciamo a produrre qualcosa di più, no? E
Purtroppo l'Italia ha un problema serissimo di riconoscibilità di questo che si chiama, diciamo, digital storytelling, che è frutto di una convergenza di linguaggi, come diceva giustamente Antonio, una convergenza di tecnologia, come avete già detto voi. Cioè, ho visto che alcuni dei nostri ospiti qui stasera hanno delle videocamere, delle reflex, cioè queste che si chiamavano reflex, ovvero delle Canon, delle Nikon e così via, no? Quelle che prima erano una macchina fotografica, oggi sono diventate delle videocamere potenzialmente. Questo ha cambiato radicalmente il modo di raccontare, tant'è vero che nel racconto che ha fatto bellissimo Antonio e Chiara, sì, Chiara e Matteo, è bellissimo, ma l'hai fatto anche tu, no? Ho fatto il montaggio. Esatto, però il tuo lavoro è fondamentale lì dentro, secondo me è importantissimo. Si vede proprio questa caratteristica che la distingue da altre forme di narrazione, cioè l'intimità. Cioè quella camera che si può portare in prossimità del nostro soggetto è una camera di intimità, tant'è vero che il personaggio, Gadir, reagisce con una forza e una sincerità che è tipica di chi riesce ad avvicinarsi, no? E questo è straordinario, no? E questo la televisione classica non lo sa fare, o lo sa fare poco. Però se loro arrivano da me e mi portano quella cosa lì, io come lo considero? Io, Rai, no? Lo considero un contributo volontaristico di giovani e ai tanti rampolli ricchi di famiglia che magari riescono a gestire questo contenuto, o come un'attività professionale vera e propria? Cioè c'è un problema di riconoscibilità di questo oggetto che chiamiamo video storytelling, che in Italia è molto poco proprio affermato, diciamo, no? È un problema serissimo che io porrò alla mia azienda, dovete porlo anche voi, perché noi lo poniamo, in effetti. Lo so, però in questo momento ci siamo tutti, ci siamo. Questo è il momento in cui la voce non devi dubitare. Sì, questo è il momento in cui la voce va fatta sentire, no? Perché c'è un rischio veramente che se no si omologhi e si pensi che chi faccia video storytelling siano dei volontari più o meno artistici, più o meno, che è tipico, poi se volete anche un po' di una certa visione della cultura italiana, che si pensa possa vivere per bellezza, per slancio, no? Forza, avanti, no? Andate avanti. Cioè, no, invece no, è un'industria, è un lavoro, richiede tempo, richiede cura, richiede tecnologia, richiede forza, ed è giusto che questi talenti siano remunerati, pagati, strutturati, che gli si offra una filiera vera e propria, no? Sì, io sono completamente d'accordo. Diciamo che poi il rischio è che si perdano queste cose. Esatto. Poi a un certo punto per noi è stata è tuttora una fatica epica che dobbiamo fare nei ritagli di tempo, quando non ci abbiamo, di notte io con Matteo le traduzioni le abbiamo fatte lavoravamo col traduttore dalle 21 all'una di notte. No, ma si vede il vostro lavoro. Però se appunto questa cosa non viene in qualche modo finanziata e sostenuta, diventa una... Certo. E questo è uno dei temi che avete affrontato un po', no, Sara? Cioè questa idea che la televisione... la televisione è sì un vecchio media, però sta guardando con interesse a questo tema qui, anche perché ormai la convergenza dei linguaggi, cioè della narrazione, quella della tecnologia, sta diventando... cioè consente e anche di usufruire di questa tecnologia, no? Cioè lo streaming, la possibilità del video on demand crea il bisogno di avere dei contenuti del genere, no? Di qualità, molto più di prima. Questa è la grande sfida, quello di trasformare questo bisogno di qualità e di prodotti di altissimo profilo, no? In oggetti che si possono posizionare prima nel palinsesto tradizionale lineare, quello che bisognava accendere il telecomando e guardarlo, oggi in una continua voglia di interagire e di ritrovarli, no? Prima guardavo al volo il sito del New York Times, che io frequento tantissimo, e se voi andate sulla parte video, no? Oggi ci sono I co-founded Facebook, cioè la storia del cofondatore di Facebook che fa mea culpa su come sono andate le cose, 5 minuti. In Sudan, un dittatore, la storia della dittatura e così via. Le camere cinesi che vengono con un segreto tecnologico che consente di mandare le cose altrove. I batteri e la battaglia con gli antibiotici che non riescono più a essere efficaci, insomma c'è una quantità di roba incredibile, e questo è un giornale, era quello che sino a qualche anno fa era un giornale stampato e basta, no? Quindi vuol dire che ci sono le possibilità di costruire
una produzione. Ovviamente i grandi numeri offrono, i grandi numeri, insomma, sono obbligatori in questi casi, no? Perché se tu non hai i grandi numeri, cioè ovvero quei tanti click di cui parlavi anche tu, no? È chiaro che non riesci poi a però penso che tutti insieme, cioè la professione del racconto video, artistico, storytelling, giornalisti e così via, può mettere insieme una filiera, diciamo, però ci vuole molta consapevolezza, ci vuole, sia del valore generato, sia di quello che si può fare insieme, diciamo. Io lo cerco di farlo, per quanto mi è possibile, lo faccio in piccolo. Anzi, a questo proposito, mi consenti, Sara, ti voglio far vedere una cosa che mi piace, cioè una scheda scientifica, si chiama glifosato, se me l'ha mandata, anche a schermo pieno, anche senza abbassare le luci, è una cosa televisiva veloce, proprio molto piccola, di un minuto, per farvi vedere. È il 1970, John Franz, chimico della Monsanto, scopre le proprietà erbicide del glifosato. 4 anni dopo, la stessa Monsanto lo immette nel mercato, conservando l'esclusiva del brevetto fino al 2000. Da allora chiunque può produrre e commercializzare il glifosato. Tanto che oggi solo in Europa sono 14 le aziende che lo producono. Oggi il glifosato è l'erbicida più diffuso al mondo. Si usa nella cura dei giardini, degli spazi verdi e vicino alle ferrovie per tenere puliti i binari. Ma è in agricoltura che ha il suo maggiore utilizzo. Quasi 9 miliardi di chili spruzzati solo nel 2014, nel 30% dei campi del mondo. Sul grano il glifosato viene utilizzato prima della raccolta per accelerare l'asciugatura della spiga. Questo consente agli agricoltori di raccogliere il grano fino a 2 settimane. Questo è un esempio, ve ne faccio vedere un altro rapidamente, applicato invece all'inchiesta giornalistica, si chiama Marion True. È un'inchiesta che abbiamo fatto l'anno scorso sui grandi furti d'arte nel mondo, e questa Marion True era un personaggio che era la curatrice del Getty Museum, che è stata una delle grandi, diciamo, predatrici del nostro bene, dei nostri patrimoni culturali. Una donna ha avuto un ruolo cruciale al Getty Museum. Per quasi 30 anni ne è stata la curatrice. Aveva un budget importantissimo da spendere e ha ampliato enormemente la collezione di questo museo. Dall'86 al 2005 si può dire che il Getty era lei. Donna affascinante e madura, dal temperamento irascibile, pronta a tutto pur di ottenere quel che voleva. Al centro della ragnatela, fitta di interessi personali e trame oscure, fino a entrare in rapporti molto stretti con tutti i trafficanti di opere d'arte. Il suo nome è Marion True. Ecco, questo qui è un altro esempio, sfumiamo pure, un altro esempio di, secondo me, di quella che è un video storytelling. Anche qui abbiamo utilizzato diversi linguaggi, da quello fotografico a quello del tableau, tipo i soliti sospetti e così via, diciamo. E qui la macchina digitale piccola, veloce, il mini carrello, anche tecnologicamente, così come in quell'altro esempio, lì c'era un esempio di animazione di tutti i pupazzetti, è servito molto e ci ha dato la possibilità di raccontare delle cose, come dicevi tu, particolarmente complicate, magari in modo non necessariamente spettacolare, ma di facile lettura. Ma infatti io poi non ho la televisione da 10 anni, perché questo... però vedo, diciamo, podcast, e ad esempio, sì, Rai Play, eccetera, sì, proprio per selezionare io quello che voglio, sì, perché un'omologazione dei contenuti e una retorica e, diciamo, anche forse bassa qualità ci hanno ormai abituato, almeno la nostra televisione, anche con servizi o con ospiti invitati che non fanno altro che fare propaganda, ripetere le stesse cose. Quindi forse questi formati, diciamo, che la televisione anche prende in prestito dai nuovi, sì, media, la forma può cambiare il contenuto e lo può, e diciamo, possono essere buoni per alzare anche il livello televisivo. Sì, è una domanda che contiene già la risposta, secondo me, sai? Cioè, nel senso che è evidente che quando tu usi questi materiali così, anche in forma breve, o comunque a volte clippata, diciamo, può servire a rompere gli schemi, no?
È vero, tra l'altro mi piace, voglio parlare di qualcosa sulla brevità, no? Perché la brevità viene spesso vissuta come, avete parlato anche voi tutti quanti, no? Viene vissuta come cosa che non annoia, no? Però non è tanto vero, perché poi la brevità serve forse a dar voglia di vedere qualcos'altro, no? Sto ragionando in questi giorni sul grande successo televisivo in senso proprio, ma anche ovviamente si vede anche sulle piattaforme, di Games of Thrones, no? Mi è capitato l'altro giorno di vedere, stavo a New York, di vedere, ho visto per caso la battaglia finale di Games of Thrones, che non finisce mai, no? Non so se vi è capitato di vederla, no? Cioè, è una battaglia che va avanti, non si sa, danno di santa ragione, in un modo pazzesco, e lì è interessante sentire come la colonna audio viene usata per enfatizzare quello che il video non riesce a restituire, perché è un po' nascosto. Questo per dire, e poi sento e vedo sugli editoriali dei grandi giornali italiani e internazionali il dibattito su... Addirittura oggi credo se un giornale l'abbia ripreso, l'ha scritto già il New York Times, come si fa a uscire dall'abitudine del racconto, no? Quindi questo mi induce a pensare, ed è uno stimolo per noi che lavoriamo con la realtà, che non è vero che, cioè, la durata possa essere un nocumento, cioè può essere addirittura un vantaggio quando diventa un'abitudine. Cioè, noi, voglio dire, possiamo forse costruire delle abitudini, e in questo senso il lavoro che noi facciamo come Rai, come mainstream, ancora chiamiamolo così, piuttosto che come media tradizionale, è molto importante, perché potremmo riuscire a utilizzare meglio e a far abituare il pubblico a questo linguaggio, no? A questo proposito mi viene in mente proprio un format stasera, ci sarebbe quello di mettere insieme, cioè, da quello che avete visto oggi, cioè immaginate una rete televisiva che a un certo punto della sua programmazione dice stasera video storytelling, e partono i racconti che avete visto insieme. Beh, io cercherei di vedere un programma così. Certamente non è Rai 1 prime time, però è interessante metterlo, questa cosa qui, e consentire, con il passaggio dei diritti che io potrei comprare, sarebbe quello di contribuire in parte alla produzione, alla vita di questa cosa qui. Questo è un ruolo che la Rai dovrebbe fare, ecco, no? Ci vuole applauso, attenzione, Grande, abbiamo trovato un produttore. Allora, passiamo a Issa Tuma. Prima dicevo grazie, sono veramente felice che tu sia qui. Un pochino di introduzione a quello che vedremo ora, che è Notes from Aleppo. Devo dire, consiglio a tutti di vederlo dal computer, dove ci sono tutti i 9 capitoli, perché oggi ne vediamo soltanto uno, e tra l'altro per metà, vediamo i primi 5 minuti di quello che lui ha girato, diciamo, come video interattivo. Quindi vedremo poi che cosa significa un video interattivo del digital storytelling, e introducici un attimo per avere gli elementi chiavi per comprendere quello che andiamo a vedere adesso, poi lo commentiamo. A brief comment before, and then we see the video. Okay, Notes from Aleppo is the new way telling a story. Even me at the beginning, I don't have any experience in this. So I'm happy that it have welcome in the WordPress photos, and here in Italy for the first time, and also in Amsterdam 20 days ago. Notes from Aleppo, it's a story of the people around me, and the story of the people who had no voice, and no one hear them during the war. And number of these people, it's so huge, so big. I can say that most of the story of Syria, we didn't hear it, or you didn't hear it in West here. Because if you see the stories published by the media last few years, it was really look very similar. Because I think the people who was coming here, of course, they have a lot to tell, but I think they didn't tell whatever, they didn't feel free to tell whatever they want to say, because they was telling a story you want to hear it, or kind of the story the media want to hear it, you know, here, and kind of the story which make the people publish their story here. And this was really terrible, because it's impossible, I can say, during the war to tell same story by many hundred people, because in every street, in every corner, there is different story at war. War, it's very rich
situation. It's not like classic daily life, going to the job and seeing your colleague and come back to home again to see your wife or husband or whatever. War, it's changeable, and this change is not in the hand of the citizen. And this is really important to understand. That's why when I see in the media, Western media, many hundreds of stories, it's almost very similar. It's really like, it makes me to ask 100 questions, where is the real journalist? Why the journalists, they are not going to listen to the majority's people, what they are happening there, and why they are listening to one side only and not to everybody's side. So this is really, for me, it was hundreds of the question. I spent time in Europe when I come here, looking to the videos, looking to trying to see something new, something unique. It's incredible. It's unique things, true stories, it's few only. Even you can count them easy way. And this is what I can talk all night, but I think we should see something. Sì. vediamo il video. Issa? Sì. Allora, questa non è la maniera migliore ovviamente di fruire, perché come avete visto è sul cellulare, quindi anche le scritte eccetera, tra l'altro sono appunto 9 capitoli, questo è quello che riguarda il cinema. E Issa, due cose. Uno riguarda appunto la forma. Quindi come ti è venuto in mente di lavorare in questa maniera interattiva, alternando immagini, testi, interviste e anche una tua storia personale, ad esempio quando rientri a casa, oppure è legata alle famiglie che stanno tornando, cioè la volontà di raccontare Aleppo finalmente dal tuo punto di vista, e quindi questa forma... ha contribuito anche ai contenuti? Insomma, liberamente raccontaci qualcosa. For like to collect the stories and also film and the text, it's really hard work. Like to make this episode, I spent 40% from my time waiting. Like we discovered the cinema by chance. It was one of the 30 cinemas in Aleppo, and now we have only one private cinema. Imagine, like, we lost 29 cinemas, not just because of the war, because of the bureaucracy before the war, and also some life change in Syria, and the cinemas also the control of the cultural department of the government side. So we have many reasons to lose the cinemas, but the building is amazing. Some of them can be really beautiful opera house, and it's imagining it's historical. And also I spent so much time from my childhood memories in the cinemas, because one of the way to get punished at home, it was like, okay, this week there is no cinemas for you, and so then I should be the nice guy at home. Then this is the way it make me like hard working in the school when I was child. So what happened in the to the cinemas today, I don't know if we have hope. I don't think it's it should be really like big plan to work on the building and become again alive. But the cinema is one of the many hundred stories we have in Syria today to make the cultural life and the society wake up and work again. I don't know, I don't know what was the second part from your question? No, it was finally to have a self-narration on facts that happen in Aleppo from your point of view, and the interactive format that you have chosen because the story is built for the mobile. It's not built to show it in this way. So if you open the notes from Aleppo,
today, you should write after that, not from Aleppo today. You can see it in this way, large or like this, the stories. So the stories, it's in the way, every story is between 7-8 minutes to 15 minutes, some of them, not so long. We have 9 stories online now, but maybe we will have more, I don't know yet, but depend what, of course we have a lot of stories to tell, like the gas problem last few months already shut completely, but we need the budget also for to make it, because most of the stories, the editing happening in Netherlands. And of course there's like the cost of the people who's working in the translating, editing, and lot of things. So especially also they need always to communicate with me. It takes so much energy. It's easy to look at the story very fast, but it's not easy to work on, because like 3-4 people we are working. Actually, this way working is much difficult than movie. Hmm. Yeah, it's taking so much energy from to make it. Yeah. But I think it's the reaction of the people is really good. Sometimes it's good to have emails even from far Mexico that they saw it. It's good. They find me on Instagram and they start to contact me and send me message. And even from South Africa, it's they saw it. I don't know how much number, but it's when you receive this kind of mail, you can be happy that in like on the global earth there is people really connecting and interested to see what is going on in Aleppo City in this way, which is, I think, what you talk, it's maybe it's right that TV may be the old way to tell the story, but I think it's necessary. But the time when the people spend it on the mobile daily, I think it's very important. Yeah, it's very important and should be used well to tell the stories. We were speaking this afternoon on the on what arrives from Aleppo, from the big narrative. So the city appears like totally destroyed. Nobody lives there. And this is really shocked me to see at your work and see people that are living in their house, returning. You have different witness, like the cinema and also the Hotel Baron, and really, as in Gadir, we see there is a renaissance, there is and these do not come in the big narratives that we have here. Yeah, thanks for Gadir, because like that guy, we have many return also in Aleppo from Europe. They have like the possibility. Some of them, I know one of the guys, he was almost going to take his European passport just few months before he decided to come back to Aleppo City. So it's really like a good story. I like it in a way, because it's my daily life view also. I'm a professional photographer. I can show Aleppo in many different images. I can complement what the media want in West, you know, and I can show Aleppo completely destroyed. The war zone between the two sides is 27 kilometers. If I photograph it like from side to side, you will never believe that there is one building exists in Aleppo City. But Aleppo is in the size of Amsterdam and Vienna together, huge city. So imagine two capital European cities the size of the second city in Syria. So it's so hard, they need someone to bomb Aleppo like building by building for next 40 years to destroy it completely. It's impossible. It's impossible. that is really impossible. I think thank you. So I think what the photographer, I can show also as professional photographer, I can make good propaganda for the regime, and I say, okay, look at nothing broken. I can show the broken side or unbroken side.
but I decided to stay in the middle because my home, it was front line. Okay, front of my home, I can photograph destroyed city. Okay, from other side, I can photograph not destroyed city. So where is the truth? And that is the truth. I try to take it by the people. I know them very well. I tell the stories of the people. I can trust that every single word they say, I saw it. And I know it's the reality, 100%. I don't want to work as the hunting. I don't like hunting in my stories. I think in the way you choose it to be in the boat, in the way this is I think should be the way it's working, you know. At WordPress photo in Amsterdam, they asked me what you miss in the journalist. I miss the truth. I miss the people who's going by himself to find the story. I don't like when I talk today like about the journalist from the New Yorker. He spent 2 weeks only in Aleppo, but he was talking in the American media for many years as expert what's going on daily in Aleppo city. Imagine 2 weeks make him take hundred thousands of the dollars from many CNN, whatever, and make him expert forever about the city. And this is not true. You can talk about just the period when he was there. And after that, when I ask him personally question, he say, oh, we have trustful people in Aleppo. Who's the trustful people in Aleppo? So it's not even 20 years old guys walking in the street, and most of them like war activists. They are taking money from both sides, from the militia, local militia, and also from the outside media. So we know them. So it's incredible, you know. It's something out of the journalist. I give example this afternoon that Robert Fisk, he was there and he was writing by himself whatever he see, you know. So one of the one time the British media, they make attack on him because he was interviewing like pro-Assad army members and also Russian. He talked to the Russian soldiers, but the problem, they are working there. So he should, as journalist, listen all people's story and compare it, the story, and find where is the truth. This is the real journalist. It's not the journalist to choose just one person and make him all the situation in the country look at in from the eyes of that guy. It's impossible. Mm. As I told, the world is very, very rich. Yeah.